Ecco, io vorrei tornare su questa storia, dell'oro perché è una domanda che mi fanno spesso, io non so mai rispondere. Se non sbaglio, l'oro in questo momento è sui massimi storici nei confronti del dollaro. Mi dicevi prima circa 2.300 dollari l'oncia, ma è un segno di pericolo che questo prezzo dell'oro così alto, cioè fa paura? Sì, è una sentinella della potenziale ripartenza dell'inflazione, perché l'oro appunto svolge questa funzione di oggi con un'oncia d'oro possiamo comprare la stessa cosa che i nostri avi potevano comprare nel 1900, ovviamente non possiamo dire la stessa cosa del dollaro o di altre valute, quindi questo è il ruolo che fa l'oro. A volte aggancia all'inflazione in momenti insospettabili, ma quello che fa è agganciarla, però tende a muoversi prima e poi quando il movimento dell'oro è corroborato da quello dell'argento e poi da quello del rame, lì abbiamo i tre tasselli che il mercato finanziario si sta riposizionando o sta iniziando a apprezzare con maggiori probabilità. Uno scenario di reflazione, quindi di ripartenza dell'inflazione, perché se si muove soltanto l'oro, può essere per altri motivi, cioè anche l'oro, diciamo, ha a volte delle dinamiche non sempre intercettabili, ma se si muovono insieme, magari con tempi un po' diversi, oro, argento e rame, quello che sta accadendo negli ultimi 2 mesi, allora vuol dire che c'è lo spiraglio o il rischio, potremmo dire, di reflazione. Reflazione, diciamo, non è poi così negativa perché vuol dire crescita del PIL accompagnata da una crescita dell'inflazione. Ma dato che noi siamo in lotta all'inflazione, non l'abbiamo ancora conclusa, una reflazione prima di aver sconfitto la precedente ondata di inflazione, non è, in questo caso sarebbe negativa. E qui do, diciamo, tra virgolette, la colpa al tesoro americano che sta giocando col fuoco, perché potrebbe fare meno deficit in un momento del genere, visto che la Fed nell'altra stanza del palazzo sta combattendo l'inflazione. Allora, Sì. i mercati stanno comprando oro perché presumono che ci possa essere una nuova fiammata dell'inflazione, dato che c'è questo deficit particolarmente elevato e non giustificabile in questo periodo negli Stati Uniti d'America, che a questo punto sembra proprio probabile che generi inflazione. È corretto questo ragionamento? Cioè, come ho sintetizzato? Sì, ma proprio nel documento della Federal Reserve di proiezioni economiche da qui a fine 2024, quindi fine anno, è stata alzata la soglia di inflazione dal 2,4% al 2,6%, l'inflazione core PCE, che è la misura preferita dalla Fed. Quindi la Fed ha scritto nero su bianco nell'ultimo documento che si aspetta una crescita del PIL più alta dall'1,4 al 2,1 e una crescita dell'inflazione più alta dal 2,4 al 2,6. Quindi tecnicamente ha disegnato lo scenario di reflazione, cioè crescita economica più alta del previsto, ma accompagnata da un'inflazione più alta del previsto e ancora tutto sommato non allineata all'obiettivo che è quello di poco sotto il 2%. Quindi sostanzialmente i motivi per cui accadrà questo, secondo le previsioni, potrebbero essere anche legati al deficit degli Stati Uniti che sta sostenendo la crescita, ma con l'effetto collaterale di non poter festeggiare in questo 2024 la vittoria alla battaglia dell'inflazione, perché se si torna verso il 3%, quest'ultimo miglio, la strada di insomma si complica la strada dell'ultimo miglio. Lo hanno scritto loro nel documento, quindi vuol dire che insomma stanno accettando questo rimbalzo dell'inflazione.